Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi realizziamo insieme i nidi di tagliatelle al forno con le polpettine e la mozzarella. Ora vi mostro gli ingredienti e tutto quello che ci serve per realizzare questo primo piatto buonissimo. Questi sono gli ingredienti. Abbiamo della passata di pomodoro già cotta. In questo caso io ho voluto una passata di pomodoro con un sapore neutro e quindi non ho fatto un soffritto né di aglio né di cipolla, ma ho fatto un soffritto con un pezzo di crosta di parmigiano che ho ben raschiato e pulito prima di andare a soffriggere. Poi ci serve del parmigiano grattugiato, delle mozzarelle, il sale, il latte, il pepe, il prezzemolo, il pane ammorbidito nel latte, il macinato di carne misto e naturalmente i nidi di tagliatella. Ora iniziamo preparando le polpettine. Al macinato vado ad aggiungere un pizzico di sale, del pepe, un po' di prezzemolo, poco, e il pane che ho ammorbidito nel latte. Non lo andrò a stringere, a strizzare del tutto, ma lo unirò così com'è, in modo da rendere le polpettine belle, succose e morbide. Quindi aggiungo il formaggio e non aggiungo uova. Il formaggio e il pane bastano a fare da legante alle polpettine. Aggiungo ancora un po' di formaggio e aggiungo anche il latte che è rimasto dal pane. Ok, l'impasto di carne per le polpettine è pronto. Non devo aggiungere nient'altro. Io le polpettine le realizzo senza uova perché anche dopo la cottura sento sempre questo profumo di uovo che a me disturba e non piace. Voi naturalmente, se avete la vostra ricetta per realizzare polpettine, realizzatele come preferite. Ora, l'impasto è pronto e io vado a realizzare le polpettine. In questo caso realizzerò delle polpettine veramente piccole piccole perché dovranno andare a inserirsi nel nido della tagliatella a crudo. Quindi ora vi mostro come fare le polpettine. Prendo un po' di impasto e realizzo delle polpettine piccole piccole, vedete? Questa è la dimensione della polpettina che dovete realizzare, proprio piccola. Ora io continuo a preparare le polpettine e ci vediamo fra un po' con la cottura delle stesse. A fra poco. Queste sono le polpettine che ho realizzato. Io finisco di realizzarle e vado a cuocerle. Andiamo a cuocere le polpettine in padella. Così. Potete naturalmente anche friggerle in olio abbondante. Io oggi ho scelto di cuocerle in padella. Ho finito di cuocere le polpettine e adesso andiamo a preparare la pasta al forno. Sulla base della teglia mettiamo la passata di pomodoro. Come vedete è molto liquida perché deve permettere la cottura della pasta. Quindi andiamo a mettere i nidi. Così, il formaggio,
Cerchiamo di farlo entrare nella tagliatella, quindi facciamo così. E aggiungiamo le polpettine. Alle polpettine però prima aggiungiamo un po' di passata. E andiamo a mescolare. Aggiungiamo le polpettine. Ricordandoci sempre che quel che metteremo, quel troveremo. Quindi tante polpettine e tanta mozzarella. Mettiamo sui nidi, così. E ora aggiungiamo la mozzarella. E ancora del formaggio. Così. Ora distanziamo un po' per permettere al condimento di entrare per bene dappertutto. E andiamo a ricoprire con la passata di pomodoro. Iniziamo sempre dai bordi e ricopriamo il tutto. Ora io andrò a coprire con il mio solito accrocchio, quindi carta forno e carta stagnola, carta forno bagnata e carta stagnola. E vado a cuocere in forno. Mettiamo la carta forno. Così. Questa è carta forno bagnata e strizzata, in modo che la pasta al forno cuocia agevolmente con i vapori di cottura della pasta al forno stessa. Ora va in forno a 200 gradi fino a cottura. La nostra pasta al forno è pronta, bellissima, ha un profumo incredibile. La andiamo ad impiattare. Come vedete, l'ho appena sfornata. C'è la mozzarella che fila. Ci sono le polpettine. Vedete? È perfettamente cotta. Visto che per me è l'ora di pranzo, io vado a mangiare la pasta al forno e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!